Questo è un bomb, capito? Nell'altro. Il raccolto, questo è il raccolto. Da cambiare puttana Eva. Marco, Dio, che botta, preso un crampo allo stomaco, ragazzi, preso un crampo allo stomaco. Un crampo allo stomaco, ragazzi. 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 Un crampo allo stomaco, ragazzi.
Giacomo 2902. Tutto bene? Io andavo alla capannina dove c'era anche la gente, dove diciamo dei bondi, suonava sotto il DJ, c'era anche il cocco logicamente. Non so se l'ho visto al vivo il cocco proprio in persona, però DJ House ne ho visto una schizza e mica c'era la gente con i bonghi, si battevano i bonghi e ballavo tutto quanto, bruciavamo le pipe, alcuni scopavano in culo, roba varia, capito? E queste erano le mie serate da ragazzo. È la festa? C'è la festa? Cocco DJ in console, è defunto da poco. Questi CD me li sono trovati in casa, non so chi li ha messi, non sono miei. No, dura 2 ore sto pezzo, neanche, dura 40-90 minuti sta serata. Ma Cocco le live le faceva da un'ora, hai capito? Le serate di Cocco ne avrei viste senz'altro, ma Cocco le serate sue erano di un'ora, hai capito? Cocco, cioè, gli costava un botto di soldi pagare Cocco Luto una serata. Qui faceva un'ora, 2 ore massimo, quando la serata era bella, e lo pagavano 12.000 euro a serata. Però erano sbatti, hai capito? Cioè, andava nelle discoteche, c'erano mazzate, droghe, pastiglie, cocaine, erbe, LSD, amanite, cazzo di drink con le paste, e drink con le paste mica le paste, e le paste dei drink con le paste, e le paste insieme ai drink delle paste, e le paste delle paste dei drink, e i drink delle paste nelle paste, e le paste dei drink delle paste, e i drink delle paste nelle paste, e le paste dei drink delle paste. Capito? Rasta, raspasti che basta. We'll be right back.
accendere le luci come fanno. Che non ho le serrande belle, il vicinato qua dentro nell'antro non ci deve entrare. Quando avrò le serrande decido io chi viene, ma quando sono chiuso, sono chiuso, hai capito? Zanghete, chiuso, capito? Apro io il circolo a moglio, parcheggio a moglio. Se volete fare una donazione dalla mia lista Amazon, poi riprendo l'oggetto che mi avete regalato, o se mi parlate nel mentre vi ringrazio anche. La febbre c'è sempre e non c'è mai al contempo. Malo mactol, socomol, colol, 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 col fol, solo colol, colomol, tolo tol tol. 30 centro, 130 Martin Garrix, sto tornando, merde, si vola! Martin Garrix si vola!
demoni o scimmia. Che demoni o scimmia. Tu mono scimmia. Sai quante serate così mi sono fatto già? Almeno 3 per ogni bottiglia di queste. Già che mi vuoi venire a prendere da qualche sera, mi sono fatto più di quelle bottiglie lì di serate e tu non sei ancora venuto. A partire da Blair e io ci apporto Blair devo ancora mandare il musica però forse no. God. Adesso parte il chatbot, dammi una mano, dammi un attimo, perché qua non posso fare tutto in un attimo. Thank you.
Allora, ti faccio vedere un video bello che ho visto oggi di Gianmarco Zagato. Ne ha fatti diversi, ma ce n'è uno strabello. Tipo questo, è uno di quelli belli. Il chiodo di una tomba, c'è scritto Questo è uno di qua. quelli belli, capito? Voi volete dirmi che questa non è la bara di una persona? Oh, porco Dio, il capitano, Gli ho chiesto anche una collab a Gianmarco Zagato, bravo ragazzo lui. Io Io esci da una di casso. Una mystery box a tema allucinante, slash sconvolgente, slash Halloween, slash ho paura di aprire quello che ci sarà dentro, anche perché il pacchetto già prevedo che da... C'è una reaction. L'ho trovata girovagando per il web e c'è proprio una mystery box a tema C'è la clip qua. Vediamo, dai. Intesa San Paolo con Apple Pay. Paga senza PIN e con la sicurezza del tuo iPhone anche per importi superiori a 50 euro. Annuncio. Tanto tempo, l'ho capito che era Guarda. quella box per l'indirizzo che c'è più davanti. Questi sono tutti i Volevo siti veri. rivedere I perché siti sono tutti veri. La altro Mystery Box non lo so se è vera, ma i siti sono tutti veri, capito? a casa mia. Pila proprio perché se ne frega. Ora apriamo la box e faremo un unboxing. Non mi ricordo quanto ho speso. Ah, prendi Stampo di tossico, cosa diciamo? Wow! Sostieni la tua voglia di energia con Sustainion Plus. Dai energia alla tua energia. I Bondrosofagi sono i Faccio anche sponsor gratuitamente, guarda. Sto facendo anche pubblicità senza che a me entri un cazzo. E sta cosa non mi piace neanche, però me la devo succhiare io. Se la succhiano i miei follower, cosa devo dirgli? Io Adblock non lo uso. Adblock è una porcata di applicazione. E l'unica cosa che ha fatto di buono Zab nella vita è mettere quel virus ad Adblock. Lascia la reaction. Super creepy, ogni cosa impacchettata, qui non vedo l'ora di aprire tutto quanto. La prima cosa che vedo è questa carta, e penso che sia proprio un pezzo vintage, non è una carta, è una foto di una signora, e dietro c'è scritto R.H. Bushnell, fotografo artistico. Una foto della non so Madonna. Se è una foto originale, è abbastanza Questa è una foto spessa, originale, magari cazzo. era morta in questa foto. Questa è una foto originale, ma scusa, però stampata, ma è una andiamo foto avanti, originale. C'è un capello. Oh mio Dio! È una testa di bambola! Mi giuro, mi sto spaventando sempre di più da solo perché mi comincio a chiedere, ma forse una bambola maledetta? Connor, oh Connor! Oh mio Dio! Ma che ansia è? Ma cosa le è successo? Perché la parrucca di cera? Oh mio Dio, ma c'è la cera anche dentro? Ma che ansia è? Raga, ma... È super inquietante, c'è tutto c'era dentro anche. Ok, la metterò nel mio comodino. Così prima di andare a dormire le darò un bacino. Continuiamo Un con la pazzo faccia Gianmarco! dell'errore. È molto più bravo di Dottor Vendetta. Basito, Dottor Vendetta è un cretino, c'è Gianmarco è strabravo invece. Lui dovrebbe venirci su Twitch. Gianmarco secondo me dovrebbe venirci su Twitch. Si porta un botto di ghost hunting lui, che a lui gli piace, e vengono a trovarmi una sera e fanno il ghost hunting qua. Se volete facciamo così, ragazzi. Però il ghost hunting qua lo decido io. Loro mi danno una mano con gli insetti e con le trappole, magari, ok? Con il loro crew e il loro team. Gli spettri li gestisco io qua dentro, ok? Loro mi danno solo una mano, ok? Ma non so se vengono, era un modo per dire se vogliono venire una colla che ce la faccio. Sono bravi alla fine. E cresce con il tuo bambino. Ma se qualcuno sa cosa serve sto coso me lo fa sapere. Non lo so, giuro, non ho idea di cosa potrebbe essere una cosa del genere.
Guardate. Bong con loto e alloro. Bong con loto e alloro. Bong con loto e alloro. Vabbè, il video ce lo guardiamo poi un'altra volta. Non voglio fare troppa reclamaggio a Marco, perché poi sembra che è il più pazzo del mondo. Non è il più pazzo del mondo, però bravo, un bravo ragazzo. Stra buona sta foglia di alloro con il loto, troppo buona, cazzo c'è stata di brutto, l'ho stappata, it from the bong, bisognerebbe mettere anche un blurb del bong, però quello del bong è un po' difficile da fare, cioè mentre faccio un bong devo registrarmi tutto quanto, prossimo bong magari mi registro un attimo. Volete vedere Doctor Vendetta? Vediamoci un video di Doctor Vendetta, dai. Guardiamoci un pezzo di un video di Doctor Vendetta. C'è uno bello che è uscito da poco, però lui è sempre più coglione, cioè, lui è veramente sempre più coglione. Lui è veramente sempre più coglione. Questo non è Jeff the Killer, però alcune cose potrebbero essere riportate veramente, tipo i giornali sono veri, ok? Ma lui è sempre più coglione proprio, che idiota che è quel ragazzo, è un cretino cazzo, uno stupido, un demente, Dio cane, un idiota, non so cosa faccia lui nel deep web, lui proprio non so cosa ci faccia nel deep web, un cretino, guardalo qua, guarda sto cretino minchia, sto idiota qua cazzo, sto cretino, sto imbecille babbeo bamboccio, sto demente cazzo, con Jeff the Killer voleva andare con Jeff the Killer, lo stronzo nero, idiota, Connor, la foto viene dal periodo più duro che ho passato in Italia. Ero più un fuggitivo ricercato che un collaboratore. Quindi lavorare nel dark web è davvero così pericoloso? Oh, certo che lo è, dottore. E come se lo è? Io non volevo arrivare a quello che sono arrivato. Mi bastava consegnare i miei pacchetti. Ma non finisce lì. Quando sei lì dentro, non c'è più modo di uscire. O meglio, se ce n'è uno, te lo devi guadagnare. Rischiando veramente grosso. Ora, nella chiavetta c'è un video con due tizi mascherati che hanno mandato un videomessaggio intimidatorio a qualcuno chiamato l'utente 627. Probabilmente quest'utente è proprio lei. I due tizi dicono che hanno fatto un contratto con questo utente 627 e che però lui non è riuscito a mantenere gli accordi, e per questo i due tizi mascherati saranno costretti a terminare il contratto e forse anche l'utente 627. Mandiamogli un vocale a Jeffrey. Chi sono i due tizi mascherati e per cosa ti avevano assoldato? Oh, quei due pagliacci! Tutta una cazzata sua. Le video sono veri, ma lui è un cazzone. Ha aspettato un anno e mezzo a portare questo video. Io cane, io ne ho portato 15 in 20 minuti. Capito? Questo è un cretino, hai capito? Ha fatto aspettare la gente un anno e mezzo sto cazzo di video, che chi se lo ricordava più. Adesso ha fatto un cazzo di iper hype per il suo mitico video su Jeff the Killer, che poi non è neanche un vero Jeff the Killer, ma è un attore con foto, non so, prese da dove. Lui non è il vero Jeff the Killer, ok? Non so se è il vero Jeff the Killer, c'è anche un articolo in italiano di due ammazzamenti, ma cioè lui non è il vero Jeff the Killer, secondo me, capito? Secondo me non è lui, poi non so cosa dire. Goringa poteva essere uno così, ma lui Jeff the Killer non è neanche Goringa, capito?
Neanche Goringa è Jeff the Killer, te lo assicuro. Jeff the Killer non l'ha mai visto nessuno, veramente. Solo nel deep web veramente l'avete visto Jeff the Killer. Goringa già si vede di più. Goringa è un pazzo. Goringa è uno che ti fa la pelle, è un pazzo curioso. Mi cerco un Goringa, se lo trovo. Però devi cercare su Thor, lui mi sa. Lo cerchiamo su Thor, dai. Cerchiamo Goringa su Thor. Va bene, cerchiamolo. Però ci sono gli ammazzamenti, sono artistici ma sono ammazzamenti. Non so se sono veri ammazzamenti o ammazzamenti artistici, però ci sono i veri ammazzamenti poi su Goringa, capito? Goringa ha ammazzato anche le persone per davvero, poi oltre che ammazzare per finta, capito? Perché Goringa dicono che è uno sceneggiatore di film horror che fa le scene horror, ok? Però in realtà ne ha ammazzate anche veramente lui. Ve lo faccio vedere, se riesco ad blerpare gli ammazzamenti ve lo faccio vedere. È un pazzo Goringa, guarda, è veramente un pazzo. Guarda già dove ci porta la ricerca. Ci porta tipo qua la ricerca, capito? La ricerca ci porta tipo qua. Not match result, dark web links. Non ci sono match. Goringa dark web, riproviamo. Sarà showing the ring, Goringa dark web. Goringa Chad, Goringa. Eccolo qua, è questo forse. Goringa official. Goringa intaringa. Goringa intaringa. No, non è questo. Non so se è quello del Ashes Denied. Copy. Paste. E vediamo se me lo apre. Vediamo se me lo apre. Vediamo se c'è un'altra ricerca. Sì, è questo. Lei, la ricerca è lei. Non so qual è il vero Goringa, ma la ricerca è lei. La ricerca è lei, Goringa Green Ball. Non so se questo è il vero Goringa, andiamo a vedere un attimo. Già ci sono foto di attentati di Parigi, quindi potrebbe essere. Twitter, ragazzi, Twitter, non potete dirmi niente. Twitter vero, tra l'altro non è il punto Onion, che è vero anche il punto Onion, comunque, vado per farvi capire una. Questo è il vero Goringa, vediamolo. No, non so se lui, non c'è la foto. Io lo conosco dalla faccia, lui non lo conosco io conosco la sua faccia, non so chi è lui. Questo non so se è lui. Lo seguo, va, questo. Questo lo seguo perché lo devo tenere d'occhio. Questo lo devo tenere d'occhio. Lo seguo col mio profilo ufficiale, tra l'altro non mi sbatto un cazzo. Tanto se deve venire a prendere, mi viene a prendere. Se mi trova, viene, fa il lavoretto, lo faccio io per lui, non so cosa. Riparte la serata con Coco, ci sentiamo il vero intro. La vera intro non l'ho messa, ragazzi, era già partita. Vediamo se riesco a far partire un po' Coco, in 10 minuti con Coco. Dopotutto è che serata coccoluto la live. Serata coccoluto. Questo è un CD masterizzato di un giornale house. Del 2006-2007. Cazzo sti piedi, cosa hanno dentro, cosa c'è in queste ciabatte da qualche parte. Non so cosa c'è nei posti, ma qua
nel mondo ci sono delle cose allucinanti. Nel mondo ci sono delle cose allucinanti. Guardate il mio disco locale quanto cazzo è pieno, Dio porco. Guardate quanto cazzo è pieno il mio disco locale. Questo è il mio disco locale. Mancano 21 mega ed è terminato. E questo è Cocco. Sì, è lui, comunque è lui, si vede dei tweet, i tweet sono suoi, i tweet sono tutti suoi, sa che è lui, sì, è lui. Idiota ti mette la mano in luciadora, è lui, idiota ti mette la mano in luciadora, è lui. Ragazzi, abbiamo trovato Goringa, abbiamo ritrovato, goringa.net. Lingo.net, andiamo a Oxford, Oxford Hotel, Hotelino, YouTube site, Hotel Vienna, guardate cosa c'era scritto nel idiota ti mette la mano, c'era scritto, idiota ti mette la mano in luce d'ora. Compositio Anal Brit Mutilada T-Infant, questo è quello che c'era scritto, ragazzi. Mi sto prendendo per il culo. Goringa è un nome famoso su Deep Web. Chi l'ha girato lo sa, non lo conoscono tutti, ma chi l'ha girato lo sa, capito? Non è, magari è un account fake di Goringa, non so, però conosce il vero Goringa, capito? Mi sono pure sniffato il crack di Mombasa, quindi problemi per fare una fumata di salvia non ce n'ho. Andiamo a vedere.
Oh ragazzi, beat e blurp, mancano i beat e i blurp. Devo arrivare un po' di posto adesso, chiamiamo, non so quando sono in live, non dice quando arriva la notifica. Da bambino una volta prendo dei biscotti dalla cantina, dal ripostiglio, e erano pieni di formiche, mi mangio tipo delle formiche in un biscotto, c'era tutto il pacchetto pieno, era un casino, mi mangio sto cazzo di biscotto con le formiche, sento subito un gusto straspro, però ho detto boh, sarà il biscotto che è un po' vecchio, lo mando giù. Lo mando giù e minchia, mi accorgo che era pieno di formiche in mano. E alla fine ho mangiato delle formiche. Boh, è un passo come un altro. Ho ammazzato delle mantide religiose in vita mia, verdi. Quello mi ha sicuramente portato sfortuna. Quello sicuramente mi ha portato tanta sfortuna, ma proprio tanta, mi ha portato veramente tanta, anche quella cosa lì mi ha portato tanta. Tra le altre cose, anche quella di cose mi ha portato tanta sfortuna. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Freak Deep Web deve pagare per tutto quello che ha fatto. Sentire una canzone. Non so se mi danno il copyright. Per Cocco no, per Cocco vabbè. Si possono fare le serate con Cocco, non spero. Però per me non è stato.
c'era anche un corpo si possono fare. Però io adesso cerco una cosa. Questo non so cosa sia, è la prima volta che lo vedo. Caso di John Prince in King, vai. John Prince in King, un pazzo. John Prince King è veramente un pazzo. Uno dei nostri. Albero maledetto, adesso finito la nuca che risponde.
Albero maledetto, hai rotto due pad? Come mai? Billy Bones, Tilly Bones. Billy Bones è strabello. Volevo sentire quella io. Volevo sentire Billy Bones.
Someone's always watching me. Someone's always there. Slenderman. Il mitico Slenderman abbiamo trovato nei feed. Guarda qua. Slenderman. Someone's always standing in the darkest corner of my room. He's tall and wears a suit of black, dressed like the perfect groom. Where are you going? Why won't you stay? They might be scared of you, but I just want to play. He has no face. He hides with the trees. He loves little children when they beg and scream. I polli. Please. I polli. I polli. Ci mandare un po' di feed. Monetta, mandiamo un po' di feed YouTube. Depilate, naturali, uniche. Nuovo deodorante Dava, formulato con olio 100% naturale, protegge e idrata le tue ascelle. Nuovo Dava, 48 ore di protezione, delicato sulla pelle. Singing creepy TikToks in a stairwell. Part 2 of singing creepy songs in a stairwell. I brought my ukulele. Non so che cazzo è sta roba. Andate nei feed. Part 3 of singing creepy songs in a stairwell. Until I scare someone. Part 4 of singing creepy songs in a stairwell. Until I scare someone. This is from Get Out. Ciao amici, ecco i 10 combattenti di arti marziali che hanno scioccato il mondo intero con le loro incredibili imprese. Lui tipo non si sa chi sia, non sa che volto ha. Al Muay Thai la realtà supera molto spesso la finzione, quindi guarda questa sequenza degna di un blockbuster hollywoodiano, il quale ci viene da un incontro che opponeva il combattente kirghizo Rafael Fiziev al suo omologo thailandese Sorgrao Pechindi. In queste immagini puoi vedere una schivata alla Matrix che Neo stesso non avrebbe saputo eguagliare. Infatti, mentre il pugile thailandese mandò un calcio potente in direzione della testa di kirghizo, quest'ultimo si piegò letteralmente all'indietro con un angolo a 45 gradi. Grazie a questo movimento incredibile ma vero, Fiziev ha quindi potuto schivare il missile thailandese che lo avrebbe sicuramente messo KO.
Su questo canale ti diciamo sempre che i monaci Shaolin sono praticamente invulnerabili. Beh, in questa sequenza stai per vedere che non ti raccontiamo frottole. Yilong è uno dei combattenti più tosti che possano esistere, potendo resistere una valanga di colpi senza nemmeno battere ciglio. Queste immagini lo mostrano che affronta Buakaw Banchamek, un campione del mondo thailandese di Muay Thai, uno degli sport da combattimento più violenti e pericolosi del pianeta. I suoi praticanti sono peraltro vere e proprie macchine per uccidere, visto che sono autorizzati a colpire l'avversario a gomitate e ginocchiate. Ma affrontando il monaco Shaolin, il pugile thailandese non si aspettava di sicuro così tanta combattività e resistenza da parte sua. Infatti, Buakaw Banchamek aveva l'usanza di mandare velocemente i suoi avversari al tappeto e possedeva una fama da vero e proprio killer. Yilong finirà per perdere questo combattimento epico ai punti, perché il suo avversario gli ha assestato moltissimi colpi. Ma una cosa è sicura, quella che il giovane monaco Shaolin avrebbe potuto vincere sulla durata, perché la sua resistenza gli avrebbe consentito alla fine di stancare il thailandese, il quale mostrava già dei segni di stanchezza. Adesso spazio una sequenza che ci porta direttamente verso il Giappone profondo, nella pittoresca città di Iga, a est dell'isola di Oshu.